Ciao a tutti, vi saluta anche Deo. Oggi sperimentiamo una tecnica di stampa che si chiama monotipo. A differenza delle tecniche di stampa normali, col monotipo si può stampare solo una copia. Allora, per fare questo lavoro ci occorre un vetro. Se non abbiamo un vetro va bene anche una busta di plastica o un foglio di acetato. Possiamo farlo anche sul tavolo, se abbiamo un tavolo di formica, per esempio, che si può lavare facilmente, della carta o del cartoncino. Potrebbe esserci utile un rullo per stampare, oppure ci bastano le nostre mani. Dei colori a tempera e dei pennelli. Vediamo cosa succede se ci appoggiamo sopra un foglio di carta. Ma vedete, le mani sono sufficienti, eh? La nostra matrice possiamo pulirla oppure continuare ad aggiungerci sopra colore. Io adesso voglio cambiare tutto e la pulisco. Per farvi vedere meglio cosa faccio, metto un foglio bianco sotto. Questo mi interessa ancora. Aggiungo un po' di rosso. Poi se ci sono dei pezzi che magari ci interessano, possiamo
usare delle carte più piccole. Ho deciso di assemblare tutti i miei lavori in un piccolo libro a fisarmonica. Se volete potete farlo anche voi. Buon lavoro, buon divertimento e alla prossima. Ci vediamo la prossima settimana.